Nome: Luisa. Raffaele. Cognome: Di Geronimo. Barone. Età: 48. 57. Professione: direttore amministrativo. Psichiatra e psicoterapeuta. Come possono contattarvi i vostri cittadini? Su Facebook Luisa Di Geronimo, per email cluisadigeronimo@gmail.com. Blog raffaelebarone.wordpress.com, raffaelebarone@virgilio.it, Twitter e Facebook Raffaele Barone Bene Comune per Luisa Di Geronimo Sindaco. Luisa, cosa pensi di Raffaele? Uomo intelligente, dotato di grande capacità di ascolto e di esperienza. Raffaele, cosa pensi di Luisa? Schietta, pratica e determinata. Le esperienze e le primarie cosa ti hanno lasciato, Luisa? L'emozione e la lusinga di essere stata scelta e la consapevolezza insieme di fare bene per i nostri concittadini. Raffaele, la grande partecipazione libera e democratica dei cittadini del Gran Michele. Sindaco a tempo pieno oppure no? A tempo pieno. Ci vuole una squadra, il sindaco non è un mestiere. Come promuovere la lotta alla disoccupazione, Luisa? Attraverso la promozione di una politica del credito e del microcredito, attivando anche i cantieri di lavoro. Raffaele, un patto fra i comuni per il polo di recupero ambientale e il polo energetico, un patto con le imprese agricole e artigianali per la formazione, l'innovazione e la ricerca e il turismo culturale attraverso la Val di Noto. Sicurezza dei cittadini, quali sono gli strumenti per migliorarla, Luisa? Interforza con controllo coordinato del territorio e servizio notturno dei vigili urbani. Raffaele, anche la partecipazione dei cittadini alla sicurezza attraverso una linea dedicata e riservata per contribuire alla sicurezza. Come porre le famiglie al centro della vita comunale? Attraverso la consulta delle famiglie, rivolgendo particolare attenzione alle famiglie dove sono presenti disagi, anziani, e soprattutto potenziando i servizi domiciliari. Raffaele, la famiglia che partecipa alla promozione della cultura, della scuola, dei servizi sociali e le famiglie che attraverso pratiche di solidarietà fanno in modo che nessuno resti indietro. Come sviluppare la creatività dei giovani? E promuovendo un piano annuale per dare un brevetto ai giovani che si sono particolarmente distinti e recuperando la creatività dei giovani talenti nelle scuole. Raffaele, formazione alla creatività, sviluppo dell'autoimprenditorialità e premiazione delle idee più belle dei giovani di Gran Michele. Luisa, perché i Gran Michelesi devono votare per le liste della coalizione civica per lo sviluppo di Gran Michele? Perché al momento è il progetto che mette insieme le migliori intelligenze, le migliori professionalità, superando steccati ideologici e barriere ideologiche e per il bene solo della città e dei nostri concittadini. Raffaele, perché i cittadini devono votare Luisa Di Geronimo come sindaco? Perché è la proposta più convincente per il futuro e il presente di Gran Michele, perché ha una squadra innovativa, perché è a capo di un progetto per il cambiamento. Ora vi potete rilassare, salutate. Ciao, in bocca al lupo a tutti. Ciao.